Buonasera e benvenuti alla settima edizione di Più Forti del Cancro. Come ogni anno faremo il punto in contemporanea con il congresso di oncologia medica che si sta svolgendo a Parigi sulle novità in campo oncologico insieme ad alcuni oncologi e ricercatori italiani. L'obiettivo è raccontare un mondo, il mondo della ricerca che sembra lontano dai cittadini, ma che invece di anno in anno fa dei passi avanti incredibili. E negli ultimi 20 anni abbiamo assistito a progressi enormi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di diagnosi e di cure. I nostri ricercatori, come è noto, sono tra i migliori al mondo, contesi dalle maggiori università. E iniziamo a conoscere i protagonisti di questa serata, che sono alla mia destra il professor Fortunato Ciardiello, dirige il Dipartimento di Oncologia Medica dell'Università Vanvitelli di Napoli ed è stato presidente dell'ESMO. Del Congresso Europeo di Oncologia Medica precedentemente. Il professor Giuseppe Curigliano invece è collegato da Parigi ed è membro del Buonasera. Buonasera, è board scientifico di ESMO, oltre che direttore della divisione per lo sviluppo di nuovi farmaci per le terapie innovative all'Istituto Europeo di Oncologia. Da Torino abbiamo in collegamento la professoressa Silvia Novello, ordinario di oncologia medica all'ospedale San Luigi, Università di Torino. Da Parigi ancora la professoressa Erika Martinelli, che è professore associato in oncologia medica all'Università della Campania Luigi Vanvitelli. E qui, Buonasera. buonasera professoressa, è qui con me in studio la professoressa Domenica Lorusso, che è professore associato di ostetricia e ginecologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Grazie a voi, grazie a tutti voi per aver partecipato. Partirei dal professor Ciardiello. Lei, professore, dirige il Dipartimento di Oncologia Medica all'Università Vanvitelli di Napoli, è stato presidente degli oncologi europei. Proprio grazie a lei che dal 2013 c'è questa iniziativa che collega il congresso dell'ESMO alla ricerca italiana. Credo che questo periodo storico sia così entusiasmante per voi oncologi, perché l'oncologia sta vivendo una vera e propria rivoluzione, grazie alla medicina di precisione che determina percorsi personalizzati. E un ruolo determinante in questo processo ce l'ha la profilazione genomica, del tumore naturalmente, un termine complicatissimo per non addetti al lavoro, ma lei è una persona talmente chiara che riuscirà a farlo capire a chiunque. Grazie soprattutto per la stima preventiva. E proverò a essere semplice ma anche chiaro. Il cancro in realtà è una complessa serie di malattie molto diverse tra di loro. Io ho sempre detto una galassia di malattie che hanno tutte una caratteristica comune. Sono malattie derivate dall'alterazione di geni, quindi sono malattie geneticamente determinate, in cui raramente o in una percentuale molto piccola questi geni sono trasmessi in maniera alterata nelle cellule da una generazione all'altra, e mentre in gran parte dei casi purtroppo agenti cancerogeni esterni, in particolare per esempio il fumo di sigaretta, causano nel corso della vita le alterazioni genetiche, cioè il cambiamento della funzione e anche quindi della struttura del DNA, che è quella parte delle cellule del nostro organismo che trasmette l'informazione a ciascuna cellula e quindi a tutto l'organismo per funzionare. Che cosa succede? Che quando si ha un cancro, molti di questi geni sono alterati. La profilazione dei geni coinvolti nel cancro non è altro che il tentativo di individuare nel singolo paziente affetto da un tumore quali sono i geni chiave che determinano questo specifico tumore? Perché due pazienti con la stessa malattia, al polmone, alla mammella, all'ovaio, al colon, in realtà potrebbero avere malattie molto diverse tra di loro a seconda dei geni chiave che sono coinvolti. Se noi conosciamo nella fase di diagnosi e di
conoscenza approfondita dell'estinzione della malattia, anche quali sono i geni chiave, la ricerca negli ultimi 20 anni ha permesso di sviluppare una serie di farmaci che in maniera specifica possono essere contro il prodotto di queste alterazioni genetiche, le proteine che causano in realtà poi il cancro, e quindi avere un importante effetto terapeutico con effetti collaterali indesiderati relativamente minori e soprattutto specifici per quel cancro in quel paziente. Quindi il nostro obiettivo è sempre più conoscere la carta d'identità del singolo tumore a livello genetico nel singolo paziente. È una situazione complessa perché questo richiede una notevole caratterizzazione anche tecnologica, complessa, spesso difficile da eseguire, ma che porta in gran parte dei casi a una conoscenza molto più estesa di quella che è non solo la prognosi, solo l'evoluzione della malattia, ma anche quali sono le possibilità terapeutiche. E diciamo la medicina di precisione si basa su questa conoscenza. Questo che per molti anni è stato un desiderio, un sogno, uno sviluppo della ricerca biomedica, ormai negli ultimissimi tempi è diventato una realtà. E sia i farmaci cosiddetti a bersaglio molecolare, sia la stessa immunoterapia si utilizzano sempre di più in pazienti in cui la profilazione genica ha permesso di individuare quei farmaci che potrebbero essere i farmaci giusti per quel paziente. Per quel tipo di mutazione. Sì. L'attenzione si è spostata dalla patologia alla persona. Cosa ha cambiato questo cambio di paradigma? Cosa ha portato questo cambio di paradigma? Ha portato una grossa difficoltà da parte dei medici. Perché? Perché in una medicina estremamente tecnologica si era arrivati alla spersonalizzazione del rapporto tra medico e paziente, si era arrivati a definire la malattia da un punto di vista diagnostico, di immagini, di caratterizzazione della malattia o delle terapie. Invece ci si è resi conto sempre di più che quando vogliamo arrivare all'individualizzazione delle caratteristiche molecolari del tumore, parliamo di una singola persona che è affetta da quella malattia e quindi noi di fatto, in maniera diciamo quasi con ritorno all'umanesimo della medicina, siamo ritornati all'importanza del rapporto medico-paziente, alla capacità di spiegare al paziente la sua situazione, che è anche complessa da spiegare in termini medici o in termini di gestione della malattia, ed è un grosso stimolo al medico per ritornare a essere la persona che interagisce con un'altra persona e non con una malattia. Certo, professore, immagino che sia cambiata anche la vita dei pazienti. I pazienti hanno imparato a essere molto più consapevoli della loro malattia e a richiedere una maggiore conoscenza della loro malattia. Mentre il cancro prima era il male incurabile e c'era una specie di protezione da parte della famiglia per dire il mio padre, mia mamma, mia sorella deve sapere il meno possibile, certo. Adesso c'è da parte del paziente per fortuna una consapevolezza positiva, nonostante lo shock della diagnosi di cancro, per una malattia che può avere un'evoluzione positiva, perché per fortuna, per molte malattie, lo vedrete con i miei colleghi, le possibilità di guarigione sono iniziate a essere concrete e anche quel percorso di rendere il cancro in molti pazienti una malattia cronica con cui si convive sta diventando sempre più una realtà in molti casi, per cui come il diabete, l'ipertensione, le malattie cardiovascolari o neurologiche, anche nel cancro riusciamo ad avere una buona, relativamente buona qualità di vita, non solo in termini di quantità, ma anche di qualità di ritorno alla vita attiva del paziente, perché la malattia è diventata cronica. Ho letto una sua intervista in cui diceva: nel 1984 mi sono laureato, una paziente su due con cancro al seno non ce la faceva, adesso invece il 90% delle pazienti che colpite da tumore al seno invece sopravvivono a 5 anni dalla diagnosi. Professore, sì, è cambiato tutto. È cambiato tutto. Il professore Corigliano potrà raccontare anche dei dati bellissimi presentati a questo congresso a Parigi in un sottogruppo di pazienti con cancro alla mammella, in cui abbiamo visto dei risultati fino a poco tempo fa incredibili, proprio perché nella caratterizzazione del tumore della mammella si è sempre più capito che esistono tanti tumori della mammella diversi. E per fortuna, per gran parte di questi sottogruppi, abbiamo armi terapeutiche molto efficaci.
Grazie professore, grazie, torneremo poi a parlare con lei, è sempre delizioso. E vorrei mettermi in contatto con il professor Curigliano, che è membro del board scientifico ESMO e direttore della divisione per lo sviluppo di nuovi farmaci per le terapie innovative allo IEO. Il professor Curigliano si occupa principalmente di tumori della mammella, è ancora a Parigi. Professore, quali sono le novità emerse in questo importante congresso? Volevo ricordare che il congresso della Società Europea di Oncologia Medica è forse il momento più importante di incontro e condivisione tra gli specialisti oncologi europei. La nostra è una società inclusiva dove ci sono esperti di tutte le patologie. Quest'anno è stato un anno, a mio modo di vedere, straordinario, un po' per la presentazione di dati mai visti in precedenza riguardo il tumore mammario del 2 positivo e i tumori ginecologici, dove per la prima volta abbiamo avuto un importante contributo da parte dell'immunoterapia, e di questo parlerà la professoressa Lorusso. Chiaramente quello che volevo ricordare è che l'ESMO ribadisce sempre di più l'importanza della medicina di precisione e ribadisce sempre di più l'importanza della profilazione genomica tumorale laddove è necessaria. Ecco, ci tengo a specificare questo, perché non in tutti i tumori è utile definire una carta identità del tumore del paziente. Professore, che cos'è? Che cos'è la carta d'identità del tumore? Che cos'è la carta d'identità genetica? Si tratta di prelevare un campione di tessuto, se vogliamo essere ancora più avveniristici, anche un prelievo di sangue, fare quindi una biopsia liquida e di conseguenza andare a ricostruire il puzzle con tutte le tessere che compongono il DNA tumorale, vale a dire sequenziare il DNA tumorale in modo da definire la sua carta d'identità e in modo da personalizzare il trattamento, cioè scegliere la terapia sulla base delle alterazioni genetiche che ci sono. La biopsia liquida possiamo già farla nei nostri centri? La risposta è sicuramente sì, in alcune patologie siamo già in grado di farlo. La diagnostica nel nostro paese rimane comunque un po' a macchia di leopardo, vero professore? Purtroppo. Diciamo che ogni regione può avere sicuramente dei laboratori di riferimento, ma non tutte le regioni sono in grado in questo momento di offrire degli standard qualitativi molto alti. Quanto è importante dirigersi verso un centro di riferimento di eccellenza per quel tipo specifico di neoplasia? Sicuramente per i tumori rari è essenziale, non è importante ma è essenziale. Per i tumori più comuni invece è sempre bene fare riferimento ai centri dove c'è un maggiore volume di quella determinata neoplasia e a quei centri dove si può integrare al trattamento standard la possibilità di accedere a sperimentazioni cliniche, perché spesso in Italia ancora l'accesso all'innovazione passa attraverso sperimentazioni. È stato un anno estremamente difficile per quanto riguarda i tumori in generale. Per quanto attiene al tumore alla mammella, 950.000 screening in meno e circa 2.700 diagnosi in meno di tumore. Come deve essere riorganizzato il sistema nella fase che seguirà la pandemia? Sicuramente bisogna implementare più i servizi di prevenzione e screening, perché un tumore come la mammella, parlo solo per la mia patologia, una diagnosi precoce quasi sempre si conduce anche in una maggiore probabilità di guarigione. Io ho sempre pensato personalmente che bisogna riservare i cancer center o i centri di cure avanzate solo per quei pazienti che di fatto devono curare il loro tumore. Bisognerebbe generare nel nostro paese, diciamo, dei servizi o degli ospedali che si occupano soltanto di prevenzione primaria. Quindi bisogna un po' differenziare i livelli di intensità
diagnostica e di cura sulla base di quello che veramente serve nel territorio. Senta, professore, lo studio biologico e molecolare ha permesso non solo di classificare con maggiore precisione il tipo di tumore, ma la messa a punto di terapie più mirate. Nel caso del tumore alla mammella, cosa sta succedendo? Beh, voglio citare quello che noi abbiamo chiamato il Late Breaking Abstract 1, vale a dire la presentazione scientificamente più rilevante di questo meeting, che è lo studio con l'anticorpo coniugato trastuzumab deruxtecan. Un anticorpo coniugato è una sorta di missile intelligente che va a colpire in maniera altamente selettiva cellule che esprimono un recettore, che in questo caso è l'HER2, portando la potenza di fuoco solo su quelle cellule tumorali. Questo studio di fatto ha dimostrato un vantaggio mai esplorato e mai visto in precedenza in un sottogruppo di donne che rappresentano il 15% delle donne con tumore mammario, che sono le donne con tumore HER2 positivo. Il farmaco, in questo studio che si chiama Destiny 03, si è rivelato nettamente superiore a quello che è lo standard di cura e ha migliorato sia la sopravvivenza sia l'intervallo libero da malattia progrediente. Ci tenevo anche a citare l'attività in termini di regressione del tumore, che è un qualcosa che i pazienti capiscono meglio. In questo studio, quasi tutti i pazienti, vale a dire il 96% dei pazienti, ha avuto una regressione del tumore. Questo è un dato, secondo me, mai visto in questa patologia, che ci conferma forse che nel futuro potremmo anche pensare di guarire i pazienti metastatici. Pazzesco. Questo farmaco è già stato approvato in Europa? Questo farmaco è attualmente approvato dall'FDA e anche dall'EMA, ma non è ancora disponibile in Italia come approvazione AIFA, però c'è un expanded access, vale a dire qualsiasi oncologo che vuole richiederlo lo può chiedere gratuitamente all'azienda che lo produce. Grazie, grazie professor Curigliano. Adesso, prima di passare ai prossimi interventi, una cara amica ci ha rilasciato una bella toccante testimonianza. Vediamola. Stiamo qui a parlare di un paradosso, perché i ricercatori scientifici, in particolare coloro che lavorano nel campo oncologico, sono i più bistrattati della storia. E vi spiego perché. Perché nonostante noi sappiamo i benefici della ricerca, le ricadute che hanno su un campo delicatissimo come l'oncologia, sono quelli che devono arrabattarsi per trovare dei fondi per portare avanti delle idee che meticolosamente, magari spendendo tutta una vita per cercare di fare un piccolo progresso in un campo ristretto, beh, devono veramente fare salti mortali per avere dei fondi, e questo già è scandaloso. Molto spesso si devono separare dagli affetti, dalle amicizie, andare all'estero perché magari lì trovano il sostentamento per i loro studi, e poi alla fine magari non essere neanche creduti o subissati nel web da notizie false, fake news, che purtroppo creano una mentalità antiscientifica, per cui veramente dovremmo abbracciarli con tutto l'affetto possibile, incoraggiarli, dare loro gli strumenti, perché quello che loro vanno ricercando poi alla fine sarà un beneficio che ricadrà sulla nostra salute e quella dei nostri cari. Quindi veramente un grandissimo paradosso, ed è per questo che sto facendo questo messaggio di incoraggiamento dagli studi di Elisir. Noi qui ricerca non ne facciamo perché siamo tutti un po' ignoranti, però in realtà ci abbeveriamo alla vostra cultura e consapevolezza, cerchiamo di dare risonanza il più possibile, cerchiamo soprattutto di eradicare le notizie false che stanno facendo malissimo. Adesso svio un po' sul discorso dei vaccini e sul vaccino in particolare contro il Covid, però effettivamente quello che il servizio pubblico può fare è non soltanto farvi gli auguri di poter trovare un paese più accogliente economicamente per voi, ma soprattutto che non veniate disturbati nel vostro lavoro vitale da sciocchezze che girano nel web e anche purtroppo non solo nel web. Grazie per il lavoro che fate, veramente di cuore.
Grazie a Benedetta Rinaldi che ha toccato un punto certamente difficile, un malato, i suoi familiari, il professor Ciardiello. È inevitabile che si affidino al web per avere maggiori conoscenze sulla propria malattia, maggiori informazioni, ecco, incappando spesso in fake news. Che consigli si sente di dare loro? È molto difficile perché la storia delle notizie false, precede il web in oncologia e delle cure miracolose che purtroppo poi sono state, sconfessate, si parla ormai da decenni e non soltanto in Italia, in tutto il mondo, perché la diagnosi di cancro altera completamente gli equilibri di una persona e di tutta la famiglia e tutti vorrebbero trovare una soluzione positiva. Qual è il consiglio oggi? Il consiglio oggi dovrebbe essere affidarsi alle persone con fiducia che sono professionalmente dedicate al lavoro. Un messaggio importante sarebbe quello di ricostruire la fiducia nella professionalità della persona con cui abbiamo un contatto, che in questo caso è un medico e che ci dovrebbe aiutare. Quindi a partire dal medico di famiglia che probabilmente conosce meglio il paziente come persona e la sua famiglia, si dovrebbe andare sempre di più ad avere un percorso di conoscenza, di informazioni che, come diceva anche il professor Cugliano prima, è un po' a macchia di leopardo in Italia. In alcune regioni questo percorso è più semplice, in altre regioni purtroppo è ancora più difficile, ma nelle regioni in cui si è costruita una rete oncologica che dal medico di famiglia porta poi ai centri di riferimento di secondo e terzo livello, il percorso è più semplice. Anche se indipendentemente a livello economico, culturale, sociale del paziente, tutti noi siamo soggetti al rischio di sperare in qualcosa di miracoloso. E quindi purtroppo le notizie false in oncologia esisteranno sempre. Il nostro compito non è quello di dire è tutto sbagliato, ma è quello di offrire un comportamento medico e umano tale per cui il paziente si affida a noi e crede in quello che noi facciamo piuttosto che quello che noi diciamo in termini di potenziale autorevolezza. E qui è importante che scatti anche una sorta di Di empatia, empatia, vero certo. professore, Eh sì. tra il paziente e il medico Sì, il curante? medico e il paziente in qualche modo devono fare un'alleanza contro la malattia, contro il cancro e devono avere fiducia l'uno nell'altro. Grazie professore. Vorrei collegarmi adesso da Torino con la professoressa Silvia Novello, ordinario di oncologia medica all'ospedale San Luigi Università di Torino. Da molti anni la professoressa Novello è impegnata nella presidenza di WOLSR, Donne contro il tumore al polmone in Europa, un'associazione per la lotta contro le neoplasie toraciche. Il tumore al polmone solo lo scorso anno ha colpito oltre 41.000 italiani. Non esiste un solo tipo di tumore al polmone. Tra le novità, dal congresso di oncologia, di Parigi, ci sono i risultati di una terapia sperimentale che colpisce la mutazione CRAS. Professoressa, ci spiega, di che mutazione si tratta? Sì, buonasera di nuovo a tutti. Parto col dire che effettivamente parlare di un tumore del polmone ormai non è più possibile, perché forse è la patologia oncologica per la quale abbiamo più mutazioni o alterazioni molecolari per le quali sono disponibili farmaci target, quindi farmaci a bersaglio molecolare. E questo è possibile grazie alla integrazione, alla costante collaborazione di più figure specialistiche e quindi ad affrontare il singolo caso, il singolo paziente in un rapporto unico, come è stato ben descritto dal professor Ciardiello, ma anche insieme ad altri specialisti, perché tutti mirano ad ottenere le maggiori informazioni possibili per prescrivere la cura più adeguata. Nell'identificazione della carta d'identità del tumore del polmone, devo dire che è sempre stato un cruccio, è sempre stato un problema il doversi rapportare con quei casi di malattia avanzata con una mutazione di KRAS. Perché è sempre stato un problema? Perché effettivamente erano pazienti difficili da
curare con la terapia standard, vedi per esempio con la chemioterapia. Pertanto l'identificazione finalmente di un farmaco in grado di contrastare questa alterazione, di in particolar modo una mutazione di KRAS che viene codificata con la sigla G12C, è un ottimo risultato. Noi ad oggi abbiamo dei dati in seconda linea, quindi in pazienti che hanno già ricevuto chemioterapia, di confronto fra sotorasib, che è la molecola di cui stiamo parlando, e la chemioterapia, che dimostrano un raddoppiamento del tempo libero da malattia. E direi che nel confronto le valutazioni da farsi sono tante, forse prima fra tutte la considerazione che molti dei farmaci a bersaglio molecolare, questo compreso, sono farmaci che possono essere assunti per bocca e quindi rientriamo di nuovo nel discorso della qualità di vita, del mettere sul piatto della bilancia veramente tutti i fattori, non soltanto l'efficacia del farmaco, ma anche la compliance, quindi l'adesione alle cure, la tollerabilità, che indubbiamente vanno tenuti in considerazione insieme all'aumento della quantità di vita. Professoressa, perché è così difficile la diagnosi precoce nel tumore al polmone? Ogni tanto pensiamo che per molte patologie tumorali esistano programmi di screening e che il tumore del polmone sia una sorta di Cenerentola. Di fatto, se ci pensiamo, sono relativamente pochi i tipi di tumore per i quali abbiamo a disposizione sul territorio, prima europeo e poi nazionale, programmi di screening. Per il tumore del polmone non è stato possibile fino ad ora avere a disposizione programmi di screening come esistono già, per esempio, per il tumore della mammella. Il tutto è stato anche un po' rallentato purtroppo dalla pandemia. Ma di fatto noi abbiamo la dimostrazione che l'utilizzo della TAC spirale senza mezzo di contrasto possa essere un buon metodo per fare diagnosi precoce nei soggetti a rischio. E per soggetti a rischio si intendono persone con più di 50 anni che sono stati dei fumatori. Al momento esistono in Italia dei programmi in alcune strutture, in alcuni centri oncologici, per ora sono proprio quei centri di riferimento di cui parlava il professor Curigliano e speriamo di riuscire a partire con questi programmi rapidamente perché appunto il rallentamento subito dalla pandemia ha purtroppo toccato anche questo ambito. Professoressa, lei diceva proprio che la maggioranza in assoluto delle persone che colpite da un tumore al polmone sono fumatori o ex fumatori, ma proprio di recente è uscito un rapporto dal quale si evince che una percentuale dal 15 al 20% di pazienti non hanno mai fumato. Cosa succede? Cosa è successo a questi pazienti, professoressa? Sì, è esattamente così. Storicamente leghiamo il tumore del polmone al fumo e il fumo continua ad essere il principale fattore di rischio, ma fattore di rischio davvero con la F maiuscola. Però noi ad oggi abbiamo in Italia il 15% dei pazienti circa che si ammalano di questa malattia non avendo mai fumato e quindi stiamo guardando a quelli che sono i fattori di rischio in questo caso e tra questi per esempio esposizione al fumo passivo piuttosto che una predisposizione genetica o meglio ancora di tipo familiare, l'inquinamento ambientale, alcuni fattori di rischio ambientali come per esempio il radon. È ovvio che quello che deve essere comunicato alla popolazione, che deve passare come messaggio, è non soltanto il fumatore
passibile di ammalarsi di tumore al polmone. Questo perché tutti gli accertamenti in caso di campanelli d'allarme devono essere veicolati verso una diagnostica per il tumore del polmone anche in persone che nella loro vita non hanno mai toccato una sigaretta. Aggiungo però un fattore, visto che l'incontro di oggi è molto focalizzato sulla medicina di precisione, proprio questi pazienti, cioè quelli affetti da tumore al polmone che non hanno mai fumato, sono quelli in cui più frequentemente possiamo trovare alterazioni molecolari trattabili con la medicina di precisione. Grazie, grazie professoressa. So che ci deve lasciare perché ha un impegno, quindi la salutiamo e la ringraziamo. Grazie mille, grazie, buon lavoro a tutti. Buon lavoro a lei. Do la parola ora alla professoressa Domenica Lorusso, che è in studio qui con noi, è professore associato di ostetricia e ginecologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Professoressa, quest'anno ci sono grosse novità nel campo dei tumori ginecologici, cioè tumore ovarico, tumore dell'endometrio, tumore della cervice. In particolare, professoressa, dove stiamo andando? Allora, sì, devo dire che quest'anno è stato un anno importante, particolarmente per il tumore della cervice uterina. Il professor Purigliano ha anticipato prima i risultati straordinari dell'immunoterapia in questo tumore. Non ci sorprendono particolarmente se pensiamo al fatto che il tumore della cervice uterina è legato a un'infezione, l'infezione da papillomavirus, che è responsabile del tumore in più del 90% delle pazienti. E chiaramente l'infezione attira cellule infiammatorie e questo costituisce un grosso stimolo all'utilizzo dell'immunoterapia in questo tumore. Oggi il tumore della cervice uterina è un tumore un po' sottovalutato, è un tumore di cui non dovremmo neanche più parlare, perché è un tumore che oggi possiamo prevenire e eradicare. Questo è l'obiettivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità entro il 2050, perché ricordiamoci che noi abbiamo i vaccini contro il papilloma e di questo tumore in futuro non dovremmo più occuparci, ma oggi purtroppo ancora ce ne occupiamo e ce ne occupiamo anche in delle forme avanzate. Quello che abbiamo scoperto a questo ESMO è che l'immunoterapia può fare la differenza quando la malattia si ripresenta. Un tumore che si ripresenta nella cervice uterina è un tumore che ha una cattiva prognosi. Le nostre pazienti hanno un'aspettativa di vita di un anno quando la malattia si ripresenta. E quello che abbiamo scoperto è che se aggiungiamo l'immunoterapia alla chemioterapia, noi prolunghiamo di ulteriori mediamente 8 mesi questo anno. E questo è un risultato straordinario perché qui non parliamo di ritardare la recidiva, qui parliamo di aumentare la sopravvivenza della malattia ed è un qualcosa che non avevamo mai visto nella malattia ricorrente. Tra l'altro, questo aumento della sopravvivenza è accompagnato da un aumento delle risposte, quindi un tumore che si riduce e quindi si riducono i sintomi, migliora la qualità di vita. Davvero l'entità dell'impatto è veramente importante. E siamo stati onorati, devo dire, ho coordinato io al Policlinico Gemelli questo studio in Italia, abbiamo avuto la possibilità di arruolare tante pazienti e questo ci ha dato proprio un po' la misura dell'efficacia ma anche della maneggevolezza del trattamento in termini anche di effetti collaterali. Quindi l'immunoterapia sta diffondendo il proprio raggio d'azione. Beh, devo dire che nei tumori ginecologici noi per anni abbiamo registrato i risultati negativi dell'immunoterapia nel tumore ovarico e questo ci aveva veramente un po' scoraggiato. In realtà abbiamo cambiato bersaglio. Oggi l'abbiamo orientata nel tumore della cervice uterina, ma l'abbiamo orientata anche nei tumori dell'endometrio. Prima si parlava di leggere il DNA dei tumori e anche noi abbiamo scoperto che il tumore dell'endometrio non è un unico tumore, ma sono almeno 4 tumori diversi. E uno di questi 4 tumori presenta una mutazione genetica che si chiama instabilità dei microsatelliti, che fa sì che questi tumori possano rispondere molto bene all'immunoterapia. Tra l'altro non è una quota proprio piccola, perché stiamo parlando del 30% dei tumori dell'endometrio. E sappiamo che quando trattiamo questi tumori con l'immunoterapia abbiamo delle risposte che arrivano al 50% nella malattia avanzata e oggi un'immunoterapia
farmaco è già approvato in Europa per queste pazienti ed è già disponibile in Italia sin dall'inizio di quest'anno nell'ambito di un programma di accesso ai farmaci, quindi è una realtà immediata per le nostre pazienti. Tumore dell'ovaio, della cervice uterina e dell'endometrio, qual è il più subdolo? L'ovaio. Prima la professoressa Novello parlava dei tanti tumori per cui non c'è lo screening. Il tumore dell'ovaio è uno di questi tumori per i quali non riusciamo ad anticipare la diagnosi, non abbiamo screening efficaci e questo purtroppo condiziona le nostre possibilità di cura della malattia, perché nell'80% dei casi ancora oggi la diagnosi è fatta al terzo e al quarto stadio ed è tipico vedere le nostre pazienti riferire di stare bene, bene fino a una settimana prima e poi all'improvviso aumenta il volume dell'addome, non riescono più a mangiare e lì si è formata l'ascite e la malattia è molto avanzata. Sicuramente il tumore dell'ovaio è tra i tumori ginecologici il più subdolo, anche per i sintomi assolutamente non specifici che portano a un ritardo diagnostico. Professoressa, lei è una donna che cura altre donne. Sì. Che rapporto si instaura con le sue pazienti? Io ho sempre pensato di essere una privilegiata, perché il punto di vista, c'è un punto di vista molto comune che parte dallo stesso punto di osservazione. Che è l'impatto, la donna è il centro della famiglia e per molti versi è anche il centro della società. La malattia che colpisce la donna è una malattia che si abbatte su tutto il nucleo familiare e che si abbatte a catena anche sulla società. Qualcuno diceva se le donne stanno bene, sta bene la società. E io in questo mi sento una privilegiata. Le donne affrontano con coraggio. Devo dire, ho delle pazienti straordinarie che condividono le loro storie e credo un po' in generale gli oncologi hanno, per il lavoro che fanno, hanno molto chiare quelle che sono le priorità della vita. Vede, dottoressa, è uno scambio. Quando si parla con i pazienti non è un prendere o un dare, è uno scambio di energie. Noi diamo a loro, loro danno a noi, sempre, ogni giorno. Ah, bellissima questa cosa, immagino comunque che sia così. E come è arrivata questa scelta? Come molti di noi probabilmente, per una vicenda familiare che mi ha fatto pensare che volevo essere dall'altro lato e volevo essere io a curare in maniera diversa la persona che in quel momento era un mio caro. Io credo che tutti noi abbiamo chiaro che è un attimo passare da un punto all'altro della scrivania e se capiamo questo, e lo capiamo, lo vediamo ogni giorno, affrontiamo in un modo completamente diverso il nostro lavoro. Bello quello che dice, è molto vero. Grazie professoressa. Mi collegherei adesso con Parigi nuovamente, dove c'è la professoressa Erika Martinelli, professore associato di oncologia medica all'Università della Campania Luigi Vanvitelli. La professoressa Martinelli si occupa in particolare di tumore al colon retto. Lei a Parigi, che aria si respira lì al congresso europeo, professoressa? Beh, buonasera innanzitutto, una bellissima aria sempre di innovazione, perché ogni volta che assistiamo alle sedute plenarie vengono appunto comunicate delle informazioni fondamentali per noi che cambiano la pratica clinica e che cambiano, come avete sentito, anche la cura di alcuni tumori. Senta, dottoressa, il tumore al colon retto è in aumento nella popolazione femminile e tra i giovani. Per quale motivo, in particolare tra i giovani, dottoressa? Tra i giovani perché consideriamo che c'è un impatto anche ambientale, anche in quello che mangiamo, le abitudini di vita. Quindi probabilmente è cambiato qualcosa nella nostra alimentazione negli ultimi anni. Quindi questo si riflette a livello mondiale e purtroppo noi facciamo diagnosi in tanti pazienti che hanno circa 30 anni. Teniamo presente che questo tumore veniva considerato il tumore delle persone anziane e purtroppo stiamo assistendo ad una anticipazione di diagnosi. Però anche per questa patologia ci sono delle innovazioni terapeutiche, non dobbiamo scoraggiarci. Scoraggiarci, esattamente.
Quali sono queste innovazioni terapeutiche? Ce ne parli un po'. Allora, io vi posso raccontare quello che è stato, diciamo, comunicato all'ESMO. Mi ricollego a quello che ha detto la professoressa Monovello, perché quella mutazione particolare che le ha citato nel polmone, la mutazione di KRAS G12C, è importante e cruciale anche nel tumore del colon, perché questa si rileva nel 3-4% dei tumori del colon e contraddistingue una malattia che è anche abbastanza aggressiva. Per cui sono stati comunicati i dati di uno studio con un farmaco che inibisce direttamente questa proteina mutata, e questo farmaco si dà in associazione a un anticorpo monoclonale che noi normalmente utilizziamo nel tumore del colon retto, ed effettivamente i dati sono stati molto molto interessanti. Tutti i pazienti che sono entrati in questo studio non sono andati in progressione di malattia. Ora, ovviamente necessitiamo di studi su una più ampia coorte di pazienti per poter dimostrare il dato, e questo è il classico esempio di medicina di precisione, perché noi abbiamo profilato il tumore, abbiamo identificato quella popolazione e abbiamo identificato il farmaco a bersaglio molecolare che è utile per curare questa tipologia di pazienti. Chiaramente, gli studi futuri ci diranno se la target therapy è necessaria o dobbiamo aggiungere la chemioterapia. Quindi anche in questo caso gli anticorpi monoclonali hanno dato ottimi risultati, stanno dando dei risultati enormi. Sì, certo, nel colon retto l'utilizzo di anticorpi monoclonali che bloccano un recettore che si chiama epidermal growth factor receptor e quelli che bloccano l'angiogenesi sono comunemente in uso nel trattamento, e questi vengono associati alla chemioterapia per aumentare proprio l'efficacia di questi trattamenti. La biopsia liquida, professoressa, che peculiarità ha rispetto alla biopsia di un tessuto normale, quella che si faceva finora? Beh, la cosa più semplice e immediata da dire è che è semplice nell'esecuzione, ok? È un prelievo di sangue. Ora, l'esecuzione è banale, ma la determinazione e l'analisi è complessa, perché l'informazione che abbiamo è complessa, però l'esecuzione è banale. L'altro vantaggio qual è? È quello di poter essere ripetibile nel tempo, perché noi facciamo questa biopsia liquida prima di iniziare il trattamento, profiliamo il paziente da un punto di vista molecolare, selezioniamo il trattamento in base alla valutazione molecolare e poi possiamo anche eseguire delle biopsie seriate nel tempo per capire se il paziente sta rispondendo al trattamento oppure se ci sono già delle alterazioni geniche che fanno andare in progressione la malattia, e quindi dobbiamo cambiare farmaco. Questo nella malattia più avanzata. Il ruolo invece nella malattia più precoce, e che ancora secondo me è più interessante, è quello di cercare di misurare il DNA tumorale circolante attraverso la biopsia liquida nel paziente che è stato operato. Ed è già in evidenza come i pazienti che hanno questo DNA tumorale circolante presente hanno una più probabilità che la malattia ricada nel tempo. Quindi chiaramente anche questa è informazione importante per capire quali sono i pazienti a cui magari dobbiamo intensificare il nostro trattamento. Professoressa, lei è arrivata all'oncologia medica perché, mi pare di aver capito, ha avuto delle esperienze in famiglia di parenti, zii, che sono stati colpiti da tumori. L'ha sensibilizzata particolarmente verso questa specializzazione? Sì, questo sicuramente già nelle fasi precoci della mia vita da studentessa di medicina. Sicuramente partivo già con una storia, sapevo che cosa voleva dire avere il tumore, che cosa voleva dire in famiglia una diagnosi di tumore. Per cui sicuramente questo mi ha sensibilizzato e mi sensibilizza nel quotidiano con i miei pazienti, nel senso che si crea, come dicevano i miei colleghi, un'alleanza terapeutica importante, basata soprattutto sull'empatia. E poi mi ha affascinato molto, mi affascina quella che è la capacità che hanno le cellule tumorali di replicarsi, quindi la loro biologia, ok? E quindi a noi, cioè a noi studiosi, a noi ricercatori, viene sempre, cioè abbiamo lo scopo unico di bloccare le cellule nella loro replicazione, quindi è come se fosse una sfida continua che noi abbiamo. E questa è sicuramente la parte più interessante e dinamica della specializzazione che ho scelto.
Professoressa, in particolare proprio per il cancro del colon retto, una volta stabilito il percorso di terapia, esiste anche una nutrizione personalizzata che il paziente, alla quale deve attenersi il paziente? Ed è Guardi, bene è fondamentale. Che consulti proprio un nutrizionista. Allora, diciamo che durante il trattamento, sì, spesso i pazienti ci chiedono che cosa poter mangiare. Noi facciamo riferimento ai nutrizionisti perché sono pazienti che hanno avuto un intervento sul colon, per cui anche l'assorbimento di alcune sostanze è alterato. Ma noi quello che consigliamo soprattutto al paziente operato e guarito è cambiare lo stile di vita, perché lo stile di vita impatta sulle recidive. Quindi diciamo di fare la dieta, quindi attuare una dieta mediterranea, quindi sappiamo la classica dieta con frutta, verdura, ricca di proteine vegetali piuttosto che proteine animali. E consigliamo soprattutto anche di camminare, di fare un'attività fisica e chiaramente non fumare. Certo, certo. Lo stress, professor Ciardiello, quanto influisce? Perché noi parliamo di stili di vita, di alimentazione, di esercizio fisico, ma lo stress quanto influisce nei tumori? Guardi, questa è una domanda veramente a cui è praticamente impossibile dare una risposta univoca e che si avvicina alla verità, perché penso che nessuno di noi sappia veramente, nonostante tutte le suggestioni sul stress che in qualche modo innesca una serie di meccanismi anche neurologici, psichici, probabilmente anche di alterazioni di fondo della risposta immunitaria e difese immunitarie, diciamo al di là di queste suggestioni e di evidenze che sono state portate nel corso della storia della medicina, una correlazione stretta tra stress e induzione di cancro è più complicata da vedere. Probabilmente l'individuo stressato è quello che altera più facilmente le proprie condizioni di vita e quindi, come diceva la professoressa Martinelli, non fa una dieta mediterranea, non ha un esercizio fisico adeguato e in qualche modo entra dallo stress a entrare in quei fattori di rischio che poi sono molto spesso comuni per le malattie cardiovascolari, per le neoplasie, per tutte le malattie su base metabolica. E quindi probabilmente lo stress può essere la causa di un nostro rapporto con la realtà, col mondo, con le persone che ci circondano, che ci fa poi prendere la via di una vita non più sana. Certo. Professore, mi incuriosiva quando la professoressa Martinelli parlava di biopsia liquida e quindi di una capacità di riconoscere in modo molto preciso le mutazioni genetiche. Volevo anche chiederle se una persona sana si sottopone a una biopsia liquida, è possibile capire se c'è una predisposizione a sviluppare un tumore in futuro nella sua vita? Ah, questa è anche una domanda molto interessante e già da molti anni si sta cercando di sviluppare dei test che sono basati su una tecnologia ancora più sofisticata e complessa per individuare quantità piccolissime di DNA mutato che potrebbero derivare da cellule tumorali che sono in un paziente, che non è un paziente, quindi una persona sana, che ha il tumore all'inizio, quindi in altre parole di portare da quelli che sono le indagini di prevenzione secondaria attraverso gli screening, con cui parlavamo con la professoressa Novello per esempio per la TAC spirale del torace, a un livello molecolare. Certamente questa è una sfida affascinante ed è una prospettiva per il futuro e probabilmente tra, non oso dire tra quanti anni, potrebbe essere un'arma in più per individuare in una fase molto iniziale un tumore, perché fondamentalmente la biopsia liquida va a misurare la presenza di DNA alterato che deriva da cellule tumorali. Ora, tecnicamente riuscire a individuarlo in pazienti che sono sani apparentemente, hanno pochissime cellule tumorali, adesso è ancora molto complicato, però ci sarà un giorno in cui sarà possibile. E sarà possibile anche stabilire in che parte del corpo, che tipo magari di... Questo potrebbe essere se queste alterazioni genetiche sono molto prevalenti in un singolo tumore, però come diceva
prima, professoressa, per quanto riguarda l'instabilità microsatellitare, cioè un certo tipo di alterazione genetica che è presente per esempio in circa un terzo dei tumori endometrio, questo è presente in circa il 5-8% dei tumori del colon retto, in circa il 10-15% dei tumori dello stomaco e anche in altre neoplasie. Quindi per esempio quel tipo di alterazione, se individuata, individuerebbe un tipo di tumore ma non la certezza dell'organo di origine. Ho capito. Professore, lei ha una carriera molto lunga e ci sono stati dei momenti, immagino di sì, quanti momenti si è sentito più forte del cancro? Questo è difficile pensarlo, perché più forte del cancro è una sensazione dinamica, con dei picchi di gioia quando lei vede che un paziente o una paziente che aveva una malattia, per esempio metastatica, avanzata, grazie a una nuova terapia, a una sperimentazione, a una possibilità terapeutica che non c'era prima, hanno avuto un'ottima risposta, hanno vissuto a lungo, e però in questi casi alla fine prevale il ricordo di quando c'è stato il fallimento. Perché lei semmai dice: io ho seguito con questa persona, ho vissuto 5 anni, questa persona per 5 anni ha raggiunto una qualità e una quantità di vita importanti, e semmai aveva un'attesa di vita di pochi mesi all'inizio quando è arrivata la diagnosi e seguita da noi, però poi alla fine prevale purtroppo in maniera emotiva quasi sempre il ricordo degli ultimi 3 mesi rispetto a quelli dei quasi 5 anni precedenti, però è lo stimolo per andare avanti. E poi c'è un altro paziente, poi la gioia enorme quando lei ha la consapevolezza che almeno in un caso l'impatto che ha avuto come medico ha cambiato la storia naturale della malattia in quella paziente, e quel paziente, maschio o femmina, è guarito. Quindi se almeno una volta in una carriera di 40 anni lei riesce a ottenere questo come oncologo medico, ha fatto probabilmente il massimo del suo lavoro. E ne è valsa la pena. Professore Saloruso, anche a lei volevo chiedere questo, in particolare se c'è un momento particolare, una persona particolare che l'ha fatta sentire, proprio che l'ha stimolata e l'ha entusiasmata per i risultati che ha dato. Guardi, dottoressa, abbiamo tutti il paziente zero. Abbiamo tutti, credo, nella nostra carriera il paziente che ricorderemo sempre e che ci ha segnati. Riflettevo, sentendo anche i commenti del professor Ciardiello, i commenti dei miei colleghi, che con poche eccezioni, felicissime eccezioni, il dato sulla mammella quest'anno, in tutte le altre patologie noi ci siamo spostati sulla cronicizzazione della malattia, laddove non riusciamo a ottenere la guarigione. E cronicizzazione di malattia vuol dire prolungare la convivenza tra la malattia e l'organismo, creare una convivenza felice e prolungare la sopravvivenza delle nostre pazienti. E allora mi ricordo una frase di un film che tutti abbiamo visto, Schindler's List, un'ora di vita è sempre vita. Ecco, io credo, noi siamo umani e in tante circostanze lo dimostriamo, noi non abbiamo il potere della vita o della morte, però io credo che l'alleanza terapeutica sia proprio fare sentire l'accompagnamento nel percorso di cura. E ha ragione il professore, dietro la paziente che purtroppo non va come vorremmo ce n'è un'altra per la quale ci dobbiamo spendere altrettanto. È possibile pensare che la chirurgia lentamente, professor Ciardiello, passerà in secondo piano rispetto invece alle terapie che abbiamo adesso, all'immunoterapia, ai farmaci mirati? Io penso di no, nel senso che la chirurgia per i tumori solidi, cioè quelli degli organi e che sono i tumori più frequenti dell'adulto, ha sempre un ruolo fondamentale sia in fase diagnostica che in fase terapeutica. Quello che invece è certamente vero è che i grandi interventi chirurgici, che spesso erano mutilanti ed erano causa di malattia di per sé, basti pensare a come venivano trattate le donne per cancro della mammella 30, 40, 50 anni fa, ormai sono storia passata, e la chirurgia diventa sempre più, anche la chirurgia, se mi può passare il termine, una chirurgia di precisione, cioè una chirurgia mini-invasiva, una chirurgia limitata al suo ruolo fondamentale nella fase di terapia, è sempre più integrata in un percorso terapeutico. Noi ormai per gran parte dei pazienti, dovremmo farlo per tutti, prima di fare una decisione terapeutica facciamo una programmazione
della terapia per i mesi e gli anni successivi per quel paziente o quella paziente, in cui prevediamo quando utilizzare la terapia medica e quali farmaci utilizzare, quando e come utilizzare la chirurgia o la radioterapia. E io quindi credo che la chirurgia avrà sempre un ruolo fondamentale in questa integrazione di scelte terapeutiche, però una programmazione all'inizio, quando abbiamo fatto la diagnosi, la caratterizzazione molecolare, la conoscenza della malattia per quell'individuo e abbiamo stabilito l'estensione della malattia, questo tipo di programmazione deve coinvolgere tutte le armi terapeutiche a disposizione, inclusa la chirurgia, e tutte devono essere utilizzate con un obiettivo a medio termine per controllare la malattia e a lungo termine per permettere eventualmente la guarigione o la cronicizzazione della malattia, perché la professoressa Lorusso ha parlato della difficoltà del cancro ovaio, ma il cancro ovaio è spesso una malattia in cui noi utilizziamo a lungo intervalli tra vari tipi di terapia medica, la chirurgia, e la donna per fortuna può vivere anche molti anni, nonostante la malattia. Assolutamente, tra l'altro quest'anno all'ESMO ci sono stati i risultati, noi da qualche anno abbiamo beneficiato dell'introduzione di una nuova classe di farmaci, i PARP inibitori, che impediscono di riparare il danno al DNA fatto dalla chemioterapia. E prima pensavamo funzionassero solo nelle pazienti portatrici della mutazione del BRCA, adesso sappiamo che non è così, e quest'anno all'ESMO abbiamo scoperto che possiamo usare più volte nella storia di malattia, e anche questo, come diceva il professore, contribuisce all'allungamento della sopravvivenza, alla cronicizzazione di malattia. Oggi il 40% delle nostre pazienti è vivo a 5 anni, solo 10 anni fa parlavamo del 20%, quindi grandi passi avanti. È una sfida formidabile, come diceva il professore Ciardiello, essere oncologi. È una disciplina in cui ci si sente veramente medici. Sì, e guardi, sì, è una scelta che tutti quanti noi abbiamo fatto probabilmente per un percorso sia di studio che psicologico, come diceva Erika Martinelli prima, già dal corso di laurea, e che comunque ci fa vivere questa sfida continua, tanto che noi, lo dico in maniera non, dico anche scherzosa, se mi permettete il termine, le malattie che non sono cancro quasi consideriamo che non esistano, a meno che non siano poi malattie molto molto serie e che possano portare a rischio la vita, e anche perché il 100% delle persone noi vediamo come pazienti fronte a noi, a meno che poi si arriva per fortuna alla diagnosi che non è di cancro, una diagnosi differenziale, sono pazienti con aneoplasia. Quindi, a differenza dei colleghi con altre specialità, noi vediamo soltanto pazienti oncologici. Questo cambia anche la nostra prospettiva di essere medici. Qual è il futuro della ricerca in campo oncologico, professoressa Lorusso? Verso che direzione andiamo? Ma io credo che il grande passo, cambio di passo nella ricerca l'abbiamo fatta quando abbiamo letto il DNA del tumore e quando abbiamo capito che dovevamo collaborare. La collaborazione nazionale, internazionale, l'Italia è famosa per i gruppi di ricerca, è una realtà che abbiamo per primi messo in atto negli anni 70 e poi esportato all'estero. Oggi a livello europeo, a livello mondiale, ogni patologia è aggregata in gruppi di ricerca. Io credo che questo ha fatto la differenza. Capire che ci si doveva mettere tutti insieme, anche su tumori rari. Oggi per le mie patologie, il tumore dell'ovaio è un tumore che colpisce una donna su 80, e riusciamo in un anno a chiudere studi che arruolano 400-500 pazienti. Nessuno avrebbe la possibilità di farlo da soli. Fare studi così vuol dire produrre livelli di evidenza e risultati in tempi velocissimi. La ricerca in tutte le patologie, non solo nelle neoplasie ginecologiche, non ha mai vissuto un momento così florido e così felice come in questo momento, con farmaci che arrivano e che quasi immediatamente si ripropongono nella pratica clinica come un'opportunità terapeutica reale. Anche perché si sta andando proprio verso un'aggregazione internazionale e questi congressi, no? I congressi dell'ESMO, in cui 20.000 oncologi si trovano, adesso magari non è possibile, ma ci sono stati, sono importantissimi per uno scambio di vedute, di idee, di esperienze, è vero professor Ciardiello? Quest'anno ci sono stati circa 25.000 partecipanti in maniera virtuale, l'ultima volta a Barcellona nel 2019 erano
30.000. In realtà l'oncologia è da sempre una disciplina di collaborazione in cui tutti lavorano indipendentemente da quelli che sono i, diciamo, differenze sociali, economiche, religiose, di razza, ed è una delle, anche, delle discipline in cui impariamo molto di più a vivere insieme in tolleranza tra di noi, perché poi ovviamente i nostri colleghi sono quelli che lavorano insieme, indipendentemente da cosa fanno, cosa pensano e dove lavorano. Grazie per questa testimonianza. Io vi do appuntamento al prossimo anno. Concludo con ringraziando con un plauso a questi eroi della scienza, ai loro colleghi che stanno lottando quotidianamente contro la malattia. Il loro impegno, il loro sforzo, la loro pervicacia ci fanno sentire più forti del cancro, e grazie a loro oggi possiamo dire che lo siamo davvero. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Grazie, buonasera. Arrivederci.